Dimmi. Il Record Day di quest'anno di Radiation prevede una piccola performance in store di Reverend Beatman, una presentazione di un libro che ha curato un nostro cliente, Andrea Salacone, un libro sui negozi di dischi che è uscito un paio d'anni fa in Inghilterra, molto bello, che la versione italiana si chiama 33° giro, gloria e resistenza dei negozi di dischi, e in cui Andrea ha curato un'appendice in cui ci sono delle interviste a vari negozianti italiani più o meno storici come Backdoor, come Il Nation, e c'è un'intervista anche a me, e poi come al solito ci sarà un piccolo aperitivo, un'atmosfera di festa generale, e noi in questi casi, in queste occasioni applichiamo una scontistica standard su tutto quello che abbiamo in negozio, e la gente insomma in genere risponde copiosa, una cosa che credo si possa dire abbia preso abbastanza piede almeno su Roma il Record Store Day. Va detto che l'anno scorso che è stato veramente, cioè non basta celebrarlo, ci vuole anche che la gente risponda, una cosa che pian pianino si sta assumendo i connotati di una ricorrenza, insomma, di un'usanza. E quindi devo dire che l'anno scorso la gente ha risposto in maniera talmente copiosa e talmente partecipe che abbiamo deciso non solo di investirci, ma addirittura noi quest'anno abbiamo fatto una specie di contro Record Store Day nella prima parte dell'anno, che si è chiamato Radiation Blowout, una sorta di giornata di saldi sostanzialmente su una certa tipologia di articoli, sempre con una piccola festa all'interno del negozio. Per il blowout di quest'anno è intervenuto Kepi dei Groovy Ghoulies, che ha fatto un set acustico qui, è sempre al solito un aperitivo dalle 10 alle 20, insomma. L'anno scorso si è capito che era il caso di addirittura di investirci un po', insomma, infatti quest'anno abbiamo fatto le cose un po' più in grande. Il mercato discografico in Italia è un mercato che certo non gode di piena salute, va detto che la situazione spesso viene dipinta in maniera del tutto catastrofica, quasi come se invece il resto dei mercati, o comunque come se la situazione economica generale invece fosse florida e stabile. È chiaro che invece la verità sta da un'altra parte, non si può prescindere nel valutare la situazione del mercato musicale italiano degli ultimi anni, quella quindi attuale, dalla situazione generale di un paese che, diciamocela tutta, sta colando a picco. Quindi ne parlavamo prima che iniziaste a girare, ci sono tanti ragazzi della nostra età che realmente non hanno più una lira in tasca, sanno benissimo che non avranno mai un lavoro fisso, non avranno mai una pensione, non avranno mai tutta una serie di certezze, figuriamoci se riescono nel loro budget a farci rientrare i soldi per comprarsi i dischi, come anche i soldi per comprarsi i libri o per andare al cinema. Sono tanti i mercati, tra virgolette, connessi alla musica, connessi all'arte, connessi alla cultura, che in qualche modo sono sotto botta in questo momento, perché realmente la situazione generale non è assolutamente florida, e non esiste nessuna forma di aiuto e sostentamento che permetta a questo tipo di realtà, quelle tra virgolette culturali, quelle in senso lato artistiche, di sopravvivere, anzi in linea generale se ne nega ormai l'esistenza, insomma. Proprio viene dato per scontato che sia roba che si è dispersa nei secoli, insomma. La situazione dei negozi di dischi è quella che realmente sta anche suscitando un pizzico di scalpore mediatico. Noto che c'è il cosiddetto ritorno al vinile, noto che c'è un interesse su questa classe di negozi ormai estinta, e quindi appunto la stampa o comunque l'opinione pubblica si interessa di iniziative quali il Record Store Day. La cosa mi fa un enorme piacere. Sicuramente è una tipologia di articoli in cui, una tipologia merceologica il cui ricarico classico,
quello del 35%, 30%, se non addirittura meno, non è altissimo. E quindi se non c'è la quantità, che è quella che è mancata negli ultimi anni, talvolta si rischia di colare a picco. Va detto che poi, soprattutto i negozi indipendenti, normalmente poi si interessano anche a un'altra tipologia di articoli, che è quella delle cosiddette, insomma, delle produzioni indipendenti, delle autoproduzioni, di tante altre cose su cui magari ci si riesce a organizzare in maniera differente, per non parlare del fatto che talvolta, che buona parte dei negozi, almeno della mia tipologia, puntano molto sull'acquisto dell'usato da privati e sulla rivendita, e lì, diciamo, il margine può talvolta essere dal 50% al 100% superiore di quelli della vendita del nuovo, insomma. E quindi sì, bisogna un po' organizzarsi. È chiaro, il downloading ha influito tanto e ha cambiato completamente le regole del gioco. Dopodiché queste regole del gioco sono cambiate, sappiamo tutti quali sono, e in linea generale al giorno d'oggi, con quel fenomeno lì, chi è riuscito a sopravvivere riesce anche a convivere. Non so se mi spiego, mi dispiace ovviamente tantissimo perché non ha sopravvissuto, sono cambiati i numeri talmente tanto che realmente in molti non ce l'hanno fatta. Detto questo, quel problema lì è stato in qualche modo, non dico superato, ma in qualche modo è stato ammesso nella nostra vita, diciamo, riusciamo a farci conti. Ora i problemi sono altri, i problemi sono che se stiamo in un paese che viaggia verso una condizione da terzo mondo a una velocità supersonica, è chiaro che nessuno si compra nei CD, nei dischi, ma insomma i problemi sono comunque altri. L'acquisto del disco è diventato un'eccezione rispetto appunto allo scaricamento, alla masterizzazione e via dicendo. La gamma di prezzi è abbastanza varia, soprattutto se si parla di produzioni indipendenti italiane, per cui spesso le cose che ci vengono proposte in negozio stanno a prezzi effettivamente molto bassi e noi a nostra volta li proponiamo a prezzi bassissimi, perché sembra che quasi in questi casi il disco sia più un biglietto da visita che effettivamente un oggetto da vendere. Adesso per le produzioni indipendenti il disco è quasi più una testimonianza dell'esistenza del gruppo, col quale il gruppo fa promozione a se stesso ed eventualmente trova dei live, dei concerti da fare anche nel circuito cittadino, e con questa formula magari tira su qualche soldo e magari vende anche il disco direttamente da solo al concerto, perché in effetti attraverso il veicolo del negozio si è molto ridotta la potenzialità di vendita di questo tipo di prodotto. Per quanto riguarda il mercato internazionale le cose sono un pochino diverse, perché evidentemente sono gruppi con una cassa di risonanza maggiore e c'è anche una visibilità maggiore data magari dalla stampa, dalla promozione che viene fatta dai distributori. Poi per quanto riguarda la qualità artistica proprio dei prodotti, io credo che ancora oggi sia di livello elevato, bisogna appunto avere una certa attenzione magari a captare quelli che possono essere gli spazi di evoluzione di determinate musiche, di nuovi suoni e via dicendo, però oggi non si capisce neanche più tanto bene quanto effettivamente sia decisiva la lettura di una recensione. Forse la rivista specializzata ancora ha ragione di esistere soltanto come un mezzo per poter
analizzare in modo un pochino più sistematico delle scene, oppure fare delle retrospettive su dei gruppi, cioè dare un po' uno sguardo più storico, più critico, più analitico su determinate cose, piuttosto che dare delle indicazioni sul disco da comprare. Noi siamo iscritti alla lista del Record Store Day già da 2 anni. Questo è credo il terzo anno che facciamo parte della manifestazione che parte dall'America. L'anno scorso, come quest'anno, il giorno del Record Store Day facciamo il 15% di sconto a tutti i clienti che vengono a comprare i CD da noi e offriamo i prodotti che escono in esclusiva per quella giornata, che sono una serie di 45 giri ristampati per l'occasione. Morrissey, Beach Boys, Deep Purple, Roxy Music e altri che devono ancora arrivare, questi sono che ci sono arrivati. C'è Nirvana, c'è un Springsteen e altri. Diciamo che è più che altro una cosa celebrativa. È bello celebrare perché noi ancora abbiamo tanti clienti che vengono per il gusto di comprarci tutto. Abbiamo sempre appoggiato le etichette indipendenti, abbiamo dedicato un settore per la musica indipendente perché è quella che adesso, cioè, ancora ci sono ragazzi che ci vogliono comprare di cose proprio particolari, soprattutto il vinile adesso che è tornato così di moda. Molte persone hanno ricominciato a scoprire la qualità del suono e quindi il vinile è tutta un'altra cosa. Infatti c'è un buon impianto, sicuramente dà soddisfazione. Fondamentalmente i dischi, gli artisti capaci, gli artisti buoni ci sono, purtroppo non vengono pubblicizzati e per questo diciamo che si torna un po' indietro come quando c'erano le fanzine, col fatto che i grandi artisti sono, secondo me, certo, sono stati messi un po' da parte perché le vendite sono calate, e hanno una buona visibilità. Guarda l'ultimo di Verdena, è stato uno dei dischi più venduti da noi, certo loro sono su major, però comunque è sempre un po' non facile. È stato uno dei dischi più venduti, cioè abbiamo venduto tantissime copie nella prima settimana, da primo in classifica. Questa è soddisfazione, sia per noi come negozio di dischi indipendente che per la scena. Purtroppo i prezzi sono alti già da partire dalla distribuzione, considerando che il problema è l'IVA che è al 20%, quindi metti il 20% dell'IVA, poi cioè, il guadagno del negoziante quanto riguarda la distribuzione, che deve comunque certo guadagnare. Questi costano tutti poco, sono 45 giri e costano intorno ai, verranno a costare credo meno di 6 euro l'uno. Questo qua di Morrissey, che tra l'altro è una meraviglia, costa 5 euro, 6 euro, 5,60. Magari un disco Sony, un disco Universal, queste grandi case si aggirano intorno ai 18, 19, 20 per la vendita, esatto. A quanto un negozio indipendente acquista un disco del genere? Conta il 20% in meno. 20% in meno? Che è l'IVA. Quindi poi non so come funziona bene con la distribuzione, però comunque sono 20 più ricarico cioè 20 meno ricarico del negoziante, perché quello è a discrezione del negozio. Alla fine poi diventa anche una guerra tra negozio e negozio, anche se non ci sono mai i negozi uno vicino all'altro, però ci stanno ancora le persone che comprano dischi. Cioè, c'è stato un calo, però è sempre bello andare a comprarci. Certo, non c'è magari la corsa al primo giorno, non è come prima che c'avevi la fila fuori perché usciva il disco particolare. Adesso magari con internet l'hai sentito una settimana prima, 2 settimane prima, quindi dici ok, poi lo comprerò. A volte ci sono delle incongruenze che dici, ma che stanno facendo? Perché magari un disco che ha venduto parecchio, poi lo vendo da un momento all'altro e non a metà prezzo. Ma in Italia questo è sempre un po' un caso strano, nel resto del mondo succede il contrario. Che un CD appena uscito esce a poco, poi si rialza di prezzo, quindi tu c'hai la possibilità magari di farlo entrare in classifica realmente. Escono a un prezzo basso, tu realmente fai la classifica perché sai chi vai a comprare, cioè a 9 euro, a 9, mettiamo 9 euro, uno disco lo compra. Teoricamente. Però comunque sai, il tuo artista dove vai a comprare a 9 euro un disco. Il giorno d'uscita, quindi magari in quella settimana che escono 4 dischi c'è una classifica reale, questo secondo me. Poi dopo il disco ok si rialza oppure rimane l'offerta, però c'hai la possibilità di far entrare una classifica reale di quello che veramente quel giorno di uscita viene venduto. Naturalmente è una questione mentale che dice ok sì, non mi interessa l'oggetto, lo scarico, tanto comunque lo ascolto.
ancora c'è chi c'ha bisogno del libretto.